cosa ha detto Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza durante la campagna elettorale? Lo ascoltiamo direttamente dalle sue parole e poi lo commentiamo insieme. Dicono che Fratelli d'Italia voglia colpire i poveri e i bisognosi perché siamo contro il reddito di cittadinanza. Lo dicono ricchi individui in abiti costosi, professoroni che non sono mai usciti dai quartieri bene delle grandi città, lo dicono artisti plurimilionari dai loro jet privati, lo dicono a me, a noi, a Fratelli d'Italia, che qualcosa sulle povertà, sulle periferie, sulla durezza della vita l'abbiamo imparato sulla nostra pelle, non nelle dissertazioni dei salotti bene o guardando qualche documentario tipo ecco come vivono i poveri, ce lo spiega il nostro esperto dalla sua villa di Capalbio. Sappiamo bene cosa sia la povertà ed è esattamente per questo che vogliamo combatterla. Sappiamo cosa sia la povertà e per questo diciamo che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata, perché mette sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo, chi ha bisogno di assistenza e chi ha bisogno di un posto di lavoro. E sì, pensiamo che i 9 miliardi di euro di risorse pubbliche che ogni anno sono state negli ultimi anni destinate al reddito di cittadinanza possano essere spese molto meglio. Ecco, chiarissimo quindi il pensiero di Giorgia Meloni, la povertà naturalmente un fenomeno che va contrastato ma con misure diverse, destinare ad esempio quei 9 miliardi che ora appunto interessano il reddito di cittadinanza alle aziende, tagliare il cuneo fiscale, agevolare ecco, le assunzioni a tempo indeterminato. Sono queste insomma ecco, le misure messe sul piatto da Giorgia Meloni, però ti chiedo, l'Italia ha il tessuto appunto imprenditoriale e produttivo per far ripartire il mondo del lavoro e quindi pensare ad un'alternativa rispetto all'assistenzialismo? Indubbiamente ci sono le risorse morali, materiali e anche intellettuali per affrontare questi temi. Si tratta, come diceva Giorgia Meloni, non tanto di abolire tout court il reddito di cittadinanza e di risparmiare così 9 miliardi. Si tratta di rivederlo, si tratta di limitare gli interventi a chi veramente ne ha bisogno, a chi è veramente povero, di chi veramente non può lavorare, e di invece creare delle misure di carattere positivo, costruttivo, quelle che si chiamano le politiche del lavoro attive per portare le persone soprattutto in età di lavoro, e sono molte quelle che percepiscono ora il reddito di cittadinanza, ad avere dei posti di lavoro veri, reali, magari provvisori, ma che possono costruire anche una certa capacità poi di rispondere alle esigenze delle aziende. Esigenze delle aziende che ci sono. In Italia non ci sono tanti disoccupati, ma ci sono anche tantissimi posti di lavoro liberi. Posti di lavoro liberi che non vengono occupati perché mancano le competenze, perché manca la volontà, perché mancano magari i sostegni per far spostare una persona da una città all'altra, che ovviamente ha dei costi. Quindi sostituire il reddito con incentivi reali verso il lavoro, non solo verso le aziende, ma verso i lavoratori, verso la formazione, verso la capacità di rispondere alle esigenze, otterrebbe un doppio risultato. Si risparmierebbe o dei fondi che ora sono appunto dei fondi perduti, e si attuerebbe una politica attiva, e dando risorse al mondo del lavoro si aiuterebbe anche la crescita dell'economia, la crescita del paese. Quindi questa è una sfida difficile, una sfida difficile soprattutto perché rischia appunto di essere ideologica, di essere siamo pro o contro i poveri, siamo pro o contro questi o quelli. Invece è una sfida che deve corrispondere a un'esigenza reale, un'esigenza sentita da parte del mondo del lavoro, da parte delle imprese, da parte delle persone che, appunto, a cui non bisogna dare degli alibi per non lavorare. Diceva Einaudi che è giusto che ci siano delle provvidenze verso i poveri, verso coloro che non hanno la possibilità di guadagnare, ma il limite che si deve non valicare è il fatto che queste provvidenze non devono favorire l'ozio delle persone. Certo. E quindi ecco, si tratta di mobilitare delle risorse e di richiamare anche responsabilmente tutti a voler partecipare appunto alla crescita del paese
anche rinunciando a qualche beneficio, ma accettando anche delle opportunità reali. Ecco, poi si può dire che sul fronte dei risparmi non c'è solo il reddito di cittadinanza. Uno dei più grossi, delle più grosse spese che sono state decise dal governo in cui c'erano i 5 Stelle è per esempio il super bonus del 110%, sì, che è costato 40 miliardi in un anno ed è un provvedimento che lo stesso Mario Draghi ha criticato più volte, che ha il grave difetto di essere senza limiti, cioè non sappiamo quanto ci costerà l'anno prossimo. Quindi intervenire anche su questo fronte per non finanziare più le ristrutturazioni delle villette dei ricchi proprietari che magari appunto vanno al golf club di Capalbio, come abbia da dire Giorgia Meloni, ecco, questo è un altro intervento che il governo dovrà fare, perché siamo di fronte a un provvedimento che è stato sbagliato come ideazione e che è stato in un certo senso abbandonato a se stesso come esecuzione. E quindi porre dei limiti su questo fronte sarà un altro modo per risparmiare delle risorse dello Stato, per spendere meno e per sollecitare i cittadini a spendere la loro parte, perché è assurdo che lo Stato finanzi completamente la ristruzione di un alloggio. Un minimo di contributo da parte dei proprietari, almeno per il fatto che questo alloggio poi avrà un maggior valore, ci vuole. E quindi è proprio, secondo me, una delle misure ancora più sbagliate del reddito di cittadinanza, questo super bonus del 110%.